Buon anni. Allora, se non ci riconvertiamo tutti al web, saremo tutti espulsi dal mercato del lavoro. Che dobbiamo fare? Ma non saremo espulsi dal mercato del lavoro e non vale la pena essere luddisti. Sono stati sconfitti tutti i luddisti dei vari dossi che la umanità ha avuto da superare nei momenti di evoluzione. Si sono trovate altre soluzioni. E questo è un momento straordinario, come dice Iervolino nel suo libro, un momento straordinario di grande cambiamento e di grande prospettiva. E bisogna appunto avere un'apertura mentale forte per cogliere fino in fondo i segni che le tecnologie e le nuove culture appunto ci offrono. Noi peraltro come italiani abbiamo un problema serissimo che è quella della incompletezza che ci fa stare un po' in difficoltà oggi nella divisione internazionale del lavoro. Dobbiamo superare i problemi della incompletezza che abbiamo. Elevare fortissimamente la qualità, e la qualità la possiamo elevare solo utilizzando a tutto tondo tutto ciò che il digitale ci mette a disposizione. È una grande opportunità. L'Italia ha bisogno di questo anche perché ha un territorio molto esteso, tutto il meridione d'Italia, che non partecipa in misura ragionevole allo sviluppo del paese, e può con il digitale può superare tutti i dossi, tutti gli ostacoli fisici e del tempo appunto che non gli ha consentito appunto di svilupparsi. Perché è chiaro, lo sapete, si può lavorare da ogni posto e questo naturalmente fa fare un salto enorme agli handicap che la realtà meridionale ha. Quindi l'Italia non può sfuggire, deve guardare alla qualità perché le proprie produzioni saranno collocate nei mercati internazionali se aumenteranno la qualità e i propri servizi, ma i propri servizi e i propri prodotti aumenteranno di qualità se si affonda le mani fino in fondo dalla vicenda, come dice nel libro Iervolino, dalla scuola, dalla università, dalla long life learning, fino ad arrivare alle vicende delle amministrazioni, che sono non solo un motivo di riqualificazione delle persone che oggi sono sottostimate e non utilizzate, ma è un modo anche per rispettare i contribuenti che pagano tanti soldi per meno servizi rispetto a prima, e per utilizzare le pubbliche amministrazioni come supporto di sviluppo. È davvero singolare che soprattutto le politiche pubbliche non vanno in questa direzione. C'è un ritardo fortissimo, non solo nelle infrastrutture materiali, ma anche in quelle immateriali, c'è un ritardo. Se noi andiamo a vedere la potenza di ciò che fa il nostro collegamento con internet e la velocità e così via, se guardiamo anche a Pescara, che poi non è una delle ultime città d'Italia per sviluppo, per dimensioni economiche e così via, siamo davvero molto molto indietro. Se vediamo, come dice nel libro, io spero che Iervolino continui questa produzione perché lui può incarnare benissimo appunto questo spirito, non solo per la sua età, ma anche perché viene e costruisce una solidissima esperienza che fa di questi aspetti una forza notevole. Cioè noi o passiamo per questo fino in fondo anche dalla scuola e università, o altrimenti la qualità non la raggiungiamo. L'altra questione che volevo dire e concludo riguarda quindi non solo la prospettiva di riconvertire tutta la nostra capacità di lavoro immergendosi fino in fondo nell'uso di queste tecnologie e nell'immergersi nella cultura appunto digitale, come è successo in ogni momento appunto della storia della umanità. Peraltro abbiamo anche la possibilità di elevare fortemente la nostra qualità della vita, perché lì davvero ci sono paratie, ci sono dossi molto 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 profondi. Quelli fisici, per esempio, anche questa università che Iervolino presiede, cioè, perché ha successo? Galoppa al 30% in più all'anno di
di utenze, per esempio, di utenze che si rivolgono a questo tipo appunto di università, perché? Perché li fa sparire la difficoltà fisica, li fa sparire la difficoltà del tempo, perché un conto è potersi collegare con la lezione e essere interattivi con l'università dovunque si è un conto recarsi all'università, magari non tanto a Pescara, ma a Roma, per esempio, aule con 500, 700, 900 persone, non comprendo bene cosa potrà mettere a frutto appunto un giovane nell'apprendimento e così via. Quindi supera diverse difficoltà. Il telelavoro e lo smart working è un'occasione straordinaria per migliorare le amministrazioni, per migliorare la scuola, per migliorare le produzioni industriali, per migliorare le produzioni dei servizi. Perché? È una grande occasione per le aziende e per i lavoratori, perché ci si impone un modello diverso di impresa. Cioè, chi decide di implementare lo smart working o il telelavoro necessariamente deve voltare come un calzino alla propria azienda. Quindi deve entrare un'altra mentalità, deve formare le persone, pensate alle amministrazioni pubbliche, pensate, e deve formare le persone, deve darsi un atteggiamento di trasparenza rispetto ai cittadini, perché è chiaro, lì si scappa, con l'online tu hai fatto la domanda di quel certificato, o ti arriva e in qualità o non ti arriva, è verificabile, il lavoro non si perde nei dedali appunto le amministrazioni e così via. E le persone, ripeto, possono superare quella difficoltà del tempo, quelle difficoltà fisiche e così via, perché possono lavorare da casa conciliando meglio la famiglia con il lavoro e così via. Io capisco che questa cosa un po' ci fa restare attoniti, ma è il lavoro del futuro, sarà sempre più così. Come è così la vita che ci ha cambiato, si parla molto, anche il libro parla di nativi e così via, sì, è chiaro, un giovane per mille ragioni parte più avvantaggiato, però guardate che ci sono anziani che se la vedono come i giovani nell'uso appunto delle tecnologie digitali, anzi con maggiore voracità, perché hanno conosciuto un altro tempo dove tutto era difficile, conservare un foglio scritto, accedere velocissimamente a informazioni al momento per quello che ti serve, entrare in questa biblioteca di Alessandria sterminata appunto che il web che oramai abbraccia ancora solo un terzo di tutta la umanità, con tutto il sapere e così via. È vero che ci deve essere la qualità del discernimento, ma questo valeva anche prima. È vero che, come dice il sindaco, bisogna scontrarsi con una maleducazione alla gestione delle tecnologie, però c'è anche una maggiore democratizzazione e velocizzazione. Il problema vero è che si mette a sistema e a quel punto si mette a regola una vicenda che tu non puoi fermare. Sono rimasto molto colpito, mi dispiace che se n'è andato, no? Io ho scoperto l'esatto contrario. Ho scoperto che Twitter e Facebook non è vero che è il luogo delle parolacce. Assolutamente, anzi io avevo questo timore. Invece è stata una sorpresa felicissima. Mi sono rimesso in contatto con decine e decine di migliaia di persone. Mi invitano a convegni persone che io manco conosco attraverso Facebook e così via. Giornali online mi chiedono i miei articoli per Facebook e così via. Cioè ho iniziato un'attività via Facebook. E non, per la verità non trovo manco parolacce, eppure ho avuto una vita pubblica e ce l'ho ancora, grazie a Dio, molto molto sostenuta. Quindi bisogna vedere, ecco, non bisogna aver paura di ciò, perché è il nostro avvenire. È l'avvenire dell'aumento assolutamente indispensabile della qualità di noi persone e della qualità della nostra comunità nazionale e europea. Senza questa qualità noi non andremo avanti, ci saranno altre civiltà che prenderanno il posto nostro, come noi abbiamo preso il posto degli altri in altre epoche appunto della storia. Grazie. Grazie Raffaele Bonanni. Pegaso, molto più di un'università.